Ciao ragazze, ciao ragazzi, top! Bentornati in un nuovo video. Questo qua è un video try on all. Stupendo di vestiti indossati in collaborazione con Joins. Come al solito, spese di dogana non ce ne sono. Sì, intravedete un po' di cambiamenti alle mie spalle, ma non ci fate caso. Lì c'è Yumi, Yumi, Yumi. E praticamente abbiamo spostato, poi vi faremo capire bene delle cose. Qui ho svuotato la valigia, ma ho anche i vestiti che vi vado a mostrare, ragazzi. Scusate l'assenza di questi giorni, però mi sono voluta un attimino riprendere lo stress e la stanchezza del trasloco. Allora, vi mostro subitissimo i capi indossati. Allora, vi mostro i capi, poi come al solito vi lascio le clip delle cose indossate. Allora, la prima cosa è questa bellissima maglia nera, una semplicissima maglia nera fatta in questo modo, ma la particolarità sta nelle maniche. Guardate quanto sono belle. È una trasparenza con leopardato, mi piace tantissimo. Sto veramente adorando i capi Joins, sono veramente belli, ve li straconsiglio. Il polso è fatto così, come vedete dietro. È semplice e molto molto bello. Secondo me può andare a rendere un outfit molto particolare. Dipende poi come lo mettete, se mettete magari con un leggings è semplice, se lo mettete con un jeans diventa sportivo, se lo mettete con un pantalone nei copelli diventa più, non so, più aggressive, così, wow. Poi ho preso, che c'è amore? Ho preso questo che è molto particolare. Allora, la stampa è molto bella perché è questo color mattone con un punto di rosa, sempre leopardato. Le maniche finiscono così. Alle spalle molto particolari, lo scolo a cuore, ma la particolarità è che è tipo crop top, un taglio molto particolare da vedere, comunque indossato. Questo comunque l'ho pensato da mettere al mare la sera, quando si potrà, se si potrà, speriamo, e mi vedrete indossare questa cosa. Poi questa mi fa letteralmente impazzire, è stupenda. Allora, è una camicia rosa, bella, fresca, dietro ha questo bottoncino così, che forma questo scollo a goccia sulla schiena, ma la bellezza delle maniche, ne vogliamo parlare, cioè ragazzi, guardate quanto sono belle. Tutte queste farfalle 3D, no, vabbè. C'è anche in azzurro se vi interessa, eh. Io ero indecisa, volevo prendere azzurro inizialmente, poi che ci volete fare? Il rosa mi ha conquistato e qui è elasticizzato e molto molto carina. Questa è molto bon ton, molto primaverile, veramente bella 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 e tantissimo. Ha anche la sua cinturetta, vedete che qua è passanti, però io la indosso senza la cinturetta e ovviamente c'è anche la cinturetta, però il casino del trasloco non mi ricordo dove l'ho messa in qualche valigia, ma non mi ricordo. E
Comunque ho lavato tutto come al solito, sapete, così faccio vedere anche la resa dopo il lavaggio, e anche perché poi li indosso, quindi li voglio indossare perfettamente puliti. Poi ho preso questo pantalone di tuta, stile tie-dye, guardate, è così praticamente, bianco con queste macchie arancioni, salmone diciamo. Ma la particolarità è, allora, innanzitutto in fondo ha l'elastico così, poi sulla gamba verso il finale ha questo tascone modello tipo cargo con questa chiusura, ma la tasca è vera, e su questo lato invece ce l'ha più in alto, molto stile rapper. Così shalala, sì, hashtag stile shalala. Niente, mi è piaciuto particolare, da indossare con una maglia tinta unita assolutamente, o bianca o nera, perché nero sta su tutto. E bello, bello, mi è piaciuto tanto e l'ho preso, ragazzi. Poi ho preso questa camicia a mezze maniche, è fatta così. Allora, il collo, lo scollo a V, ha questi lacci sul davanti che si può fare il fiocco o lasciare cadere giù. Queste maniche sul trasparente, molto molto carine, con i pois. E niente, per il resto una semplice blusa. Camicia, insomma, molto larga, fresca, che va bene appunto per la stagione primavera-estate. E poi da vedere indossata, che così comunque capite meglio le cose. Poi, sempre sullo stile di quello che vi ho fatto vedere prima, ma questo è molto diverso. Questo qua so già come indossarlo. Fateci caso il rumore, perché c'è la gatta che sta giocando col sacchetto sottovuoto. Ormai me l'ha graffiato e quindi è impossibile. Glielo lascio io da giocare, poi lo butto. È bellissima questa camicia qua, fatta in questo modo. Allora, ha il volant sul davanti, qui insomma, dove iniziano le spalle, la manica è fatta così, molto molto bella, questo elastico particolare che va a riprendere quello che c'è in fondo. Comunque è molto bella, lo spacco è uguale sia davanti che dietro, come potete notare, bellissima. E sotto è fatta così, vedete, con questo elastico fasciante, non so come dire. E anche questi laccetti per fare il nodino davanti. Questa è corta e appunto non so se si mette dietro o davanti il laccio. Ah no, 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 ragazzi, scusatemi. Praticamente ha quattro lacci e sul fianco si vanno a fare i fiocchetti. Yumi, cosa stai facendo? Beh, è molto molto bella questa, con una gonna, cosa in mente. Un amore proprio. Poi ho preso sempre una, mi sono sbizzarrita con le maglie stavolta, sempre questa, vedete? Allora, le maniche che praticamente stanno su così, e c'è questo scollo bello ampio a cuore, è bianca, pois neri, la manica è bella larga, credo che sia palloncino. Questa volta abbiamo il polsino normale così, e sia davanti che dietro è identica, e la particolarità appunto sta davanti qui. Vedete che c'è anche questo drappeggio così, molto molto carina, e anche questa con un pantalone nero. Sì, con un pantalone nero, però pantalone, bella. Poi
come ultimo capo di questo try on haul, vi ho lasciato questo che non vedo l'ora di metterlo, ragazzi e ragazze. È questo bellissimo vestito. Mamma mia, che bello! Fa subito primavera, fa subito romantico. Allora, sempre il concetto delle spalle così, questo scollo quadrato che poi diventa cuore. Questi sono fatti così, molto carini. Ha dei bottoncini finti sul davanti. Questi qua si notano, sì. E la manica è così, fresca, larga. E finisce in questo modo, è lungo, lungo, lungo. E ha la balsa col volante in fondo, per intenderci. E questo è molto carino. Praticamente questi sarebbero tipo dei petali di fiore, anche quasi cuoricino, ma è veramente stupendo. No, io adoro il profumo che lascio sui capi quando li lavo. Ebbene ragazzi, questo era il mio try on haul. Io spero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente vi ricordo che nell'info box vi lascio tutti i link di riferimento ai capi, così potete vedere anche sul sito come sono, compararli, e non comporta nulla perché non sono link affiliati, perché vi ripeto, se no avrei l'obbligo di metterli, quindi non ci guadagno nulla. E praticamente c'è anche il codice sconto, due codici sconto. E il link del sito. Niente, fatemi sapere come al solito cosa vi è piaciuto e qual è la cosa che secondo voi mi sta meglio. Io vi mando un bacione, grazie a tutti i nuovi iscritti e agli iscritti di sempre, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!